Lorenzo Dal Poz, finita 82 Virtus 87 Pontevecchio, credo che nessuno prima di questa partita, giocatori compresi, si aspettassero un risultato del genere. No, assolutamente non ce l'aspettavamo, però siamo entrati in campo molto morbidi. In un campionato come il nostro puoi perdere con chiunque, perché questi sono ragazzi che ci danno e vogliono costruire un gioco e una squadra per salvarsi. Avevano due punti, avevano vinto contro Zano, hanno vinto anche contro di noi. Questi adesso hanno preso anche il nuovo giocatore, il lituano, che è molto molto forte, ma i demeriti sono i nostri, non possiamo aggrapparci a scuse o a niente. Quasi sempre in vantaggio i bolognesi, quindi questo dimostra che la Virtus probabilmente non è entrata con l'approccio giusto alla partita. Sì, sì, dici bene, abbiamo sbagliato l'approccio, e se entri morbido non la tiri più su, perché se entri con l'idea che la porti a casa facile perché sono ultimi in classifica, poi dopo va a finire così. Oggi siamo delusi tutti, dai giocatori, dispiace per il pubblico che ci ha incitato anche a due minuti dalla fine, però bisogna cambiare atteggiamento. Sei stato uno degli ultimi a mollare quando sei stato in campo, hai cercato di dare la scossa alla squadra, è mancato solo l'atteggiamento? Oggi secondo me è mancato principalmente quello, perché il resto, le qualità secondo me ci sono, bisogna cercarle di esprimerle in modo migliore, questo è quanto. Cioè, un grande passo indietro rispetto alla trasferta contro la Salus. Noi purtroppo siamo così, viviamo giornate in cui siamo in fiducia, in cui ci aiutiamo l'un l'altro, in cui giochiamo di squadra. Contro la Salus abbiamo fatto un'ottima partita, ma mi ricordo anche contro Lugo, mi ricordo delle partite in cui anche contro le forti riusciamo a metterle in difficoltà, e poi dopo ci sono dei momenti di vuoto totale, perdi contro l'ultima in classifica e perdi punti importanti per i playoff. Più che altro è difficile adesso, bisogna arrivare sesti, si fa dura. L'unica nota positiva, o almeno non negativa, è che comunque i giochi non sono ancora finiti per il sesto posto. No, non sono finiti, c'è anche la fase orologio, dove arrivando settimi becchiamo la sesta o l'ottava, e quindi tutte partite alla nostra portata. Diciamo che gli obiettivi all'inizio erano differenti, ma prendiamo quello che ci dà il campo, speriamo di migliorare ancora e arrivare ai playoff magari con un atteggiamento diverso. Il coach ultimamente ci sta infondendo molta fiducia, ci sta facendo lavorare bene, la colpa è solo dei giocatori, non so cosa dire. Ora Bologna, poi Lugo in casa e poi la fase orologio. In queste quattro partite si gioca tutto, come hai detto prima, e arrivare sesti vuol dire avere anche qualche possibilità in più nei playoff. Arrivando settimi, probabilmente contro Zano probabilmente è un passo superiore. L'obiettivo è quello di arrivare sesti, perché la prima e la seconda sono molto forti, avrebbero anche la bella in casa, per ora non credo che abbiano mai perso in casa, però noi proviamo ad arrivare sesti. Se arriviamo settimi sicuramente non abbiamo paura di Zano e Lugo. In questo momento, con l'atteggiamento che abbiamo, potremmo avere paura di tutte, ma noi dobbiamo veramente cambiare il registro, sia con le piccole che con le grandi. Io credo che, e lo spero, che se noi arriviamo settimi, purtroppo credo che Zano non sarà contenta, ci sono delle settime nettamente peggiori di noi, proveremo anche a essere la mina vagante dei playoff. E ne ringrazio Lorenzo Dal Poz anche per averci messo la faccia dopo una sconfitta del genere, non è mai facile. Grazie. Grazie a voi.